Il viceministro dell'Istruzione, Università e Ricerca, onorevole Lorenzo Fioramonti, questa mattina è stato ospite dell'Università di Bari per presiedere all'inaugurazione della sede del Centro di Eccellenza per la Sostenibilità, presieduto da Elvira Tarsitano. Un'urgente attenzione al tema della sostenibilità è stata così sottolineata dal viceministro e dal rettore Ulicchio. La sostenibilità è l'amore per il territorio, è l'amore per il posto in cui si vive. Abbiamo bisogno di una rivoluzione completa del nostro modello di sviluppo e quindi se non cominciamo dalle università, che poi sono l'ente formativo e di ricerca che forma i giovani, i nuovi giovani imprenditori, i giovani lavoratori, i giovani professionisti, non riusciremo mai a realizzarlo. Per noi la sostenibilità è un modo di essere, perché abbiamo fortemente declinato i nostri percorsi di studio, le attività di ricerca, ma anche l'impegno sociale nell'avvalorizzare gli obiettivi della sostenibilità. E oggi l'inaugurazione di questo centro di eccellenza, che già opera da tempo, ma che anche oggi è uno spazio fisico, ha un valore simbolico, perché consente di coniugare competenze, esperienze e di metterle a valore. Con l'occasione l'onorevole ha visitato il Balab, eccellenza di Univa a sostegno delle start-up e delle idee più innovative degli studenti. Accompagnato dal rettore e dal direttore generale, Fioramonti si è poi recato presso lo studio che fu del professor Aldo Moro negli anni di insegnamento all'Università di Bari. Nel gremito Salone degli Affreschi dell'Ateneo, l'onorevole ha introdotto la giornata di studi dedicata al ricordo dello statista nel 41° anniversario della scomparsa.